Allora, benvenuti in un nuovo video. Il titolo non è clickbait, quindi potete ascoltarmi tranquilli e sereni e non riceverete sorprese. Il titolo che ho scritto è esattamente la realtà di quello che vi andrò a dire in questo breve ma intenso video, in cui in realtà più che un video di intrattenimento vi do un annuncio. E basta, non potevo direttamente uscirmene con un video o un tour vuoto perché vi avrei un attimino insomma scombussolato prima il naso, poi questo. Ho preferito insomma prima darvi il tempo di metabolizzare insomma la notizia e poi appunto uscirò a breve con l'home tour vuoto perché sì, vado a vivere da sola. Prima di continuare a parlare mi urge dire una cosa, e cioè che l'audio di questo video farà orrore e pietà a chiunque. Mi dispiace, purtroppo la casa è vuota in cui mi trovo perché ovviamente non sono nella mia vecchia casa, cioè in casa mia dei miei, sono in casa mia e non c'è niente, cioè a parte qualcosina che poi insomma scoprirete da breve, non c'è nulla, quindi ovviamente rimbomba tantissimo. Non potevo portarmi il microfono né il computer perché non c'è elettricità al momento in cui sto parlando e quindi sarebbe stato, cioè non potevo fare in altro modo, quindi sto registrando con la macchinetta, col volume della macchinetta che è brutto, in più rimbomba, c'è eco perché ovviamente è vuota la stanza, a parte qualche menzolina che vedete qua. Quindi vi chiedo scusa per l'audio orrendo, ma veramente non potevo fare in altro modo perché non c'è nemmeno per accendere la luce, quindi. Adesso che mi avrete perdonata, spero, sull'audio, vi vado un po' a raccontare perché così di botto questa notizia? Allora, in realtà non è assolutamente una cosa di botto, cioè accaduta così in 448, come si suol dire, ma è una cosa che va avanti da molti mesi, da poco dopo Natale, quindi comunque insomma abbastanza tempo. In realtà l'idea di andare a vivere da sola c'era da molto molto tempo, però io sono una che fa le cose in maniera molto ragionata, molto calma, perché io detesto tornare sui miei passi, cioè se c'è una cosa che mi manda proprio fuori di testa è il pensiero di dover dire ho sbagliato, devo tornare indietro, o meglio, su certe cose anche è un insegnamento utile, ma su cose come queste no. Quindi se esco di casa è per rimanerci, non è per poi tornare indietro, sì, non ce la faccio psicologicamente, economicamente e quant'altro. Quindi insomma ho preso questa decisione dopo un lungo periodo di coscienza, di conti e quant'altro, e alla fine appunto ho deciso di uscire dal nido in cui sono sempre stata benissimo. Infatti sono un po' preoccupata, ovviamente quella preoccupazione mi sta gioia, mi sta emozione di quando ci si butta in qualcosa di nuovo, non paura del tipo che oddio ho paura. Da un sacco di mesi che vi nascondo questa cosa, non ve ne ho parlato per due ragioni. Uno, perché su queste cose sono molto scaramantica, quindi avevo paura che dicendomi una cosa dovessi poi tornare sui miei passi, anche perché ci sono stati un po' dei problemi, come in tutto, penso, cioè io non conosco nessuno che è andato a vivere da solo o comunque ha cambiato casa, è andato in affitto e quant'altro e è andato tutto liscio come l'olio. È sempre un po' un cinema, quindi non volevo starvi a dire cose, poi dovermele rimangiare, dirvi no, ho sbagliato, quindi ho aspettato che fosse tutto sicuro al 100% prima appunto di fare questo video e adesso lo è. La seconda motivazione, che come vi dicevo e vi ho detto insomma in questi giorni, in queste ultime settimane, non mi piace fare la cosa del vedrete, saprete, quindi l'ho tenuto veramente fino all'ultimo, proprio giusto 2 giorni fa ho iniziato a dirvi che questa domenica, cioè oggi che voi state guardando questo video, ci sarebbe stata una... Scusate che ci sono dei rumori sopra e a lati, non sono abituata perché in casa mia non ci sono rumori intorno, cioè a casa mia prima non ci sono rumori, quindi ogni volta sento rumori rimango un po' spiazzata. Vabbè, scusatemi. Comunque, insomma, vi stavo dicendo che fino a proprio 2 giorni fa non vi ho detto assolutamente nulla di questo perché appunto non volevo farvi stare sulle spine. Alla fine lo detesto anch'io il coming soon, quindi l'ho fatto veramente proprio a 2 giorni dall'uscita di questo video, insomma, spero apprezzerete anche questo. Naturalmente non è una cosa immediata, nel senso che adesso siamo sicuri dello spazio, nel senso che lo spazio che state guardando in questo istante è parte della mia, insomma, nuova casetta, insomma, in cui andrò ad abitare per i prossimi anni. Però ecco, non sarà un cambiamento che avverrà dall'oggi al domani, come potete vedere, cioè vabbè, adesso vedete poco, ma poi vedrete meglio, è vuota, ci sono ancora insomma alcuni lavorini da fare, in realtà non tantissimi e non di struttura, però sono anche piccoli, diciamo, sapete quelle cose fastidiose che però dovete fare perché insomma sono tubi, acqua, queste cose qua che proprio noiose, ovviamente dare una ritinteggiata a tutto, insomma in realtà non sono grandi lavori, però sono tanti. Quindi vado a vivere da sola, sì, non oggi, non a brevissimo. Io mi auguro e incrocio le dita e sperando che sia così di riuscire in quest'opera
prima dell'inizio dell'estate, quindi mi auguro che per primi di giugno, metà giugno esagerando, di essere già qui in pianta stabile, chiaramente con pane e acqua, nel senso che non riuscirò sicuramente a arredare tutto per allora, perché è una cosa che tra l'altro voglio fare con calma, perché penso che arredare la casa sia all'inizio quantomeno di tante scocciature una delle parti più divertenti, penso concorderete tutti. Poi c'è anche l'emozione comunque di iniziare a gestirsi da soli, senz'altro, però la parte insomma di creare, soprattutto per me, per come sono fatta, per il mio lavoro, è proprio la parte più divertente, quindi insomma non vedo l'ora, è una cosa che voglio fare con calma, con i miei tempi, senza che nessuno mi corra dietro. Quindi insomma inizierò con una base che è senz'altro la luce, il gas, l'acqua e internet, un letto e un tavolo, e poi insomma piano piano costruiremo tutto insieme. Ho deciso di coinvolgervi in questa cosa, quindi vi porterò con me passo passo nella creazione di quella che sarà appunto la mia casa per i prossimi anni. Spero che la cosa vi renda euforici quanto lo sono io. Non avete idea di quanto sia stato difficile mantenere il segreto. Ogni volta qualcuno di voi mi dice: ma quindi quando te ne vai di casa? E chi mai era gentile e chi no? E io gli avrei dovuto rispondere: sto facendo, datemi il tempo. E quindi sì, adesso è ufficiale, ad aprile è diventato ufficiale, siamo tutti certi che questo sarà lo spazio che occuperò, e quindi era giunto il momento di dirvelo. Però vi ripeto, in realtà è molti mesi, in realtà stavo cercando da, non vi dico anni, ma quasi, però è molto difficile trovare una casa che sia giusta, su cui non ci sia troppi lavori da fare, che non... insomma, sono tante le cose da pensare. Poi soprattutto a Roma il mercato immobiliare è particolare, ci sono un sacco di cose belle che costano tantissimo, un sacco di cose brutte che non costano poco, quindi è stato molto difficile, però sono molto orgogliosa di dirvi che in questo istante sono a casa mia. Quindi benvenuti, e nulla, quello che voglio dirvi, ultima cosa e poi chiudo, perché appunto è solo un video annuncio. Poi in realtà, se avete delle domande, magari ne parliamo su Instagram o farò un video a parte, non lo so. Per adesso queste sono le cose a cui penso, le prime curiosità che avrete. Ah no, due cose. Uno, no, non vado a vivere con Alice, perché so che una domanda che mi farete è: ma andrei a vivere con Alice? No. No, non andrò a vivere con Alice, Alice rimarrà a casa sua con suo fratello, io verrò qua. Semplicemente casa mia, insomma. E poi penso che insomma poi per il lavoro ci giostreremo, magari verrà lei qua, non lo so. Comunque per adesso rimarremo così come è sempre stato, separate, se non per il lavoro ovviamente. Seconda cosa, preparatevi, perché mercoledì, quindi tra qualche giorno, uscirà l'home tour di casa vuota, perché adesso chiuso questo video lo registro, chiaramente la casa è vuota, vi ripeto, perché devono ancora esserci dei lavori, quindi ovviamente non ci sono i mobili fuorché quelli che sono rimasti e che ci hanno lasciato e che erano appunto in dotazione con la casa. Io spero che questa cosa vi renda contenti, per me ovviamente, e spero che vi faccia piacere seguirmi nelle prossime settimane e mesi alla conquista del mondo. So che sono settimane intense per seguirmi, spero di non avervi sconvolto troppo con naso e questo annuncio, però io sono così, sono un po' un uragano, diciamo. Quando decido che devo cambiare, io cambio tutto, non scherzo, non faccio cambiamenti così, io cambio e stravolgo tutto, ne avevo bisogno, quindi eccomi qua. Io vi mando un grande bacio e un abbraccio, e noi ci vediamo alla prossima, cioè mercoledì con l'home tour.